Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Io sono sempre Davide Bazzolo, osteopata ed infermiere. Oggi siamo qui per vedere due cose principalmente: come dormire correttamente e come stare seduti correttamente. Perché questo? Tralasciamo un attimino i classici esercizi di stretching e ci occupiamo di quella che a me piace definire igiene posturale. Questo perché la maggior parte dei pazienti che io vedo nello studio qui di Lissone o a Parabiago sono pazienti che possono presentare una sintomatologia che sì, può essere riconducibile a traumi o eventi acuti, ma nella maggior parte dei casi sono dolori cronici, quindi presenti da più di un mese, o dolori che comunque il paziente ha già avuto nei mesi o negli anni precedenti. È fondamentale, oltre che fare stretching, farsi trattare con una certa frequenza da un osteopata o da un sanitario di fiducia, è fondamentale sapere come mantenere il benessere che l'operatore stesso cerca di dare al paziente. Bene, iniziamo a valutare la prima posizione, che è la posizione supina, quindi dormire con la pancia rivolta verso l'alto. Supponiamo che questo sia il mio letto, per cui io mi vado a sdraiare a letto. Se utilizzo un cuscino troppo alto, l'effetto che si creerà sarà il seguente. Ho volutamente scelto un cuscino molto alto per farvi vedere come, stando in posizione supina con un cuscino troppo alto, il mio capo va molto in avanti, quindi risulta essere molto anteriore rispetto alla linea delle spalle. Supponiamo di dormire così per 3, 4, 5, 8 ore. Al mattino mi sveglio, mi alzo, quindi tolgo il cuscino, la mia cervicale è rimasta in questa posizione per appunto numerose ore. Secondo voi come starò? Il consiglio quindi per chi dorme a pancia in su è quello di, come abbiamo capito, tenere un cuscino molto basso o senza cuscino. Chi deve utilizzare un cuscino leggermente più alto? Le persone che hanno un'ipercifosi dorsale, quindi hanno un atteggiamento di flessione. Questo perché, tornando ad appoggiarsi sul nostro ipotetico letto, se io ho un'ipercifosi dorsale, quindi ho la cosiddetta gobba e mi appoggio, la mia testa per appoggiarsi al letto avrà molta più strada e andrà quasi in estensione. Quindi i pazienti ipercifotici devono utilizzare un cuscino leggermente più alto per evitare di andare in estensione. Per tutte le altre persone il consiglio è dormite con un cuscino basso o senza cuscino. Andiamo adesso ad analizzare la posizione a pancia in giù, quindi la posizione prona. Questa posizione è la posizione che io sconsiglio maggiormente ai miei pazienti. Vi faccio capire perché. Togliamo gli occhiali perché a letto si va senza occhiali. Questo è il mio letto. Se io mi metto a pancia in giù ho fondamentalmente due problemi. Il primo riguarda la cervicale che abbiamo visto ieri. Non avendo il classico buco del lettino osteopatico, il paziente dovrà dormire con la testa o ruotata verso sinistra o ruotata verso destra. Ma questo capite bene che andrà a creare una maggior tensione da un lato e un allungamento dall'altro. Per cui se io sto in questa posizione per 8 ore, quando mi sveglio avrò tenuto tutta la parte sinistra in contrattura e la destra in allungamento. Il secondo problema della posizione prona, quindi a pancia in giù, riguarda la colonna lombare, perché stare a pancia in giù tende a iperlordotizzare, quindi a portare ancora di più in iperlordosi la parte della mia lombare, per cui al mattino potrò svegliarmi con dolore in regione cervicale o dolore in regione lombare. Ed eccoci qui sdraiati sul fianco, quindi decubito laterale. Guardate cosa succede se utilizzo un cuscino troppo basso. Come vedete, la mia colonna cervicale non rimane in linea con la colonna dorsale, ma fa questa cosa. Se io dormo 7 ore, 8 ore, ma anche meno, anche 3 ore così, mi alzerò con un dolore in cervicale. Ho quindi bisogno, in decubito laterale, di andare a colmare maggior spazio e quindi qui potrò utilizzare un cuscino leggermente più alto. Come potete vedere, in questo caso ho cambiato cuscino, ho messo un cuscino leggermente più alto e appoggiandomi la mia colonna cervicale rimane in linea con la colonna dorsale.
Un altro accorgimento che dobbiamo avere se dormiamo in guaito laterale oltre al cuscino è fare attenzione a ciò che succede sugli arti inferiori, bacino e colonna lombare. Togliamo gli occhiali. Spesso chi dorme sul fianco ha la tendenza a portare la gamba superiore verso il lettino, andando quindi a ricreare una rotazione di bacino e di conseguenza un disallineamento della colonna lombare. È quindi fondamentale utilizzare un piccolo cuscino da mettere in mezzo alle gambe. In questo modo, come vedete, il mio bacino rimane perpendicolare rispetto al lettino e anche la mia colonna lombare diventa parallela rispetto al lettino. In questo modo io sto dormendo con un cuscino adeguato, un supporto adeguato e la mia colonna rimane perfettamente in linea. Bene, anche per oggi il video è terminato, spero di avervi dato qualche consiglio utile. Ci vediamo domani con il prossimo video. Buona quarantena e un abbraccio a tutti.